La maggior parte delle persone confonde i giudizi positivi con l'apertura del cuore e quindi l'accettazione. Che cosa significa con un esempio super pratico? Allora, la maggior parte delle persone cosa fa? Si interessa di crescita personale, legge libri di lavoro su di sé, è super appassionata, non mi piace lavorare su di me, quindi voglio cambiare la mia vita. Voglio cambiare la mia vita, quindi leggo il libro, mi guardo il videocorso, guardo le video lezioni. Ok, voglio cambiare. Ho capito che non devo fare questa cosa, non mi devo lamentare, non mi devo giudicare. Perfetto, ho capito. Ho capito anche che ogni volta che mi capita una cosa nella mia vita la devo accettare, perché è chiaro che devo accettare, no? Se mi capita qualcosa per la mia vita, questo raggio di sole così. Gratis. Proprio adesso. Quindi, insomma, fai tutte queste valutazioni mentre il sole continua a girare sulla mia faccia, va bene? Proprio mi sono illuminato, come potete vedere. Fai tutte queste valutazioni, leggi libri di lavoro su di sé, fai tutto questo e dici: ok, adesso ho capito come cambiare la mia vita. Perché accade questo? Perché hai acquisito quegli strumenti, almeno tu credi di aver acquisito a livello mentale quegli strumenti per cambiare, ma non hai il vero senso di accettazione. Hai capito semplicemente che se dici: ah no, effettivamente, se quella persona mi ha spinto, se quella persona mi ha insultato, se quella persona mi ha bla 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 bla, mi ha fatto qualcosa di male, in realtà io riesco a vedere la bellezza di questa persona perché in realtà questa cosa mi serviva. Questa cosa mi serviva perché lui mi ha spinto, cercando di fare degli esempi più semplici possibili e più concreti possibile. Lui mi ha insultato, però grazie a quell'insulto io ho visto in realtà che io mi insultavo e quindi ho cambiato la mia vita. La domanda che ti voglio fare è: e se non fosse così? Se tu non riuscissi a vedere il significato di quella cosa, cioè che cosa vuol dire veramente vedere la bellezza? Vuol dire che tu devi cambiare significato a quell'atto e quindi lui in realtà mi ha spinto perché era lui aggressivo, quindi era lui incazzato e va bene, l'ho perdonato per questa cosa. Oppure in realtà lui mi ha fatto vedere un'aggressività che ho dentro e quindi mi serviva vedere questa cosa. Tutte cose giustissime, non è che sono cose, è che lì che ti frega, sono tutte cose giustissime, ma questa non è la vera accettazione. Perché nel momento in cui io ti faccio la domanda: e se non fosse così? Cioè, se tu non trovassi la lezione, se non ci fosse niente da imparare, se questa cosa non ti servisse, se non riuscissi a vedere il significato, cioè una persona ti ha insultato e basta, non c'è nessun significato, non riesci nemmeno a trovare che quell'insulto in realtà viene dentro di te, cosa faresti? Accettare quello che non riesci ad accettare è la vera accettazione. Penso che sia il concetto più importante che voglio farti passare con questa serie di video che ho fatto relativamente all'accettazione, riguardo al fatto che è uscito il mio libro Tu sei perfetto. Tutto quello che ho fatto, tutti questi video, il libro stesso, vogliono portare questo vero concetto di accettazione, non l'accettazione mentale dove noi ci diciamo: ma sì, dai, va bene, perché io mi volevo trasferire, non mi sono trasferito, mi sono trasferito un anno dopo, però alla fine va bene, perché comunque vuol dire che quell'anno che non mi sono trasferito e sono rimasto a casa con i miei genitori in realtà mi serviva. C'è tutto un cambio di significati a livello mentale che va benissimo, non è che va male, anzi, io sono assolutamente pro per il cambiare significato alle cose brutte della nostra vita. Se una persona mi tira uno schiaffo, va bene che non sto lì a provare rancore. E la gestione della mente è la prima cosa da cui si parte. La prima cosa è: impariamo a gestire il mentale. Io non sono partito dal lavoro su di sé, sono partito dalla crescita personale, sono partito dal proprio una persona ti tira uno schiaffo e quello che ti chiedi è: come fai a cambiare di significato a questa cosa? Oppure cosa hai imparato da questa cosa? Sono tutte cose bellissime, ma questa non è la vera accettazione. C'è un livello ancora più profondo che è: se tu non avessi imparato niente, se non ci fosse niente da imparare, qual è il problema? Se non fosse così, se non riuscissi a trovare una lezione imparata, quella è la vera accettazione. Quando tu riesci ad accettare qualcosa per quello che è, perché l'esistenza letteralmente si fa i fatti suoi, l'universo si fa i fatti suoi, non è che se un pianeta esplode o se una stella esplode gliene frega qualcosa all'uno o all'universo o a Dio, chiamalo come vuoi, non è che gliene frega qualcosa di te. Giusto? Bene. Se non gliene frega niente di te all'uno, se nasce un pianeta, se muore una stella, perché gliene dovrebbe fregare qualcosa all'universo o all'uno, o chiamalo come vuoi, se ti muore una persona cara o se ti succede una cosa bruttissima? Lo so che fa male, lo so che ti fa stare male, questa cosa va rispettata, è sacrosanta, è sacrosanto il dolore fisico, emotivo e mentale. Posto che il dolore va rispettato, ma davvero, secondo te che gliene frega all'universo se a te ti lascia la ragazza? Solo che se ti sforzi di trovare per forza un significato positivo a questa cosa, ti sfugge il vero punto, la vera accettazione. E quindi torniamo al discorso che ho fatto all'inizio, cioè che le persone confondono l'apertura del cuore e l'accettazione con i giudizi positivi. Guarda che è sempre un giudizio, cioè c'è sempre un giudizio sotto, perché alla fine tu devi sempre dire: no, no, però comunque è andata meglio così. No, non è andata meglio così. E quella è la cosa, non deve per forza andare meglio così.
Perché altrimenti tu dici, sì, effettivamente sono piccolo, effettivamente sono poco muscoloso, oppure un esempio femminile potrebbe essere, cioè, le tette troppo piccole, però no, effettivamente dai, le donne con le tette piccole piacciono, perché ci sono gli uomini a cui piacciono le donne con le tette piccole. C'è sempre un giudizio, è sempre un, hai giudicato positivamente una tua caratteristica. Un uomo potrebbe essere, vabbè sì, io sono poco muscoloso, però alla fine mica contano i muscoli, contano altre cose negli uomini, conta l'intelligenza. È sempre un giudizio, non è la vera accettazione e ti accetti esattamente così come sei, accetti la vita per quella che è, perché ripeto, la vita si fa i fatti suoi, non è che gliene frega qualcosa all'universo se tu sei nata con le tette piccole o sei nato con il fisico muscoloso, non gliene frega niente a nessuno. L'esistenza si fa e si è sempre fatta i fatti suoi, e noi dobbiamo imparare a coltivare interiormente questo senso di imperturbabilità. Questo non vuol dire rassegnarsi, perché altrimenti sembra che non possiamo vivere più. Certo che possiamo vivere più, e certo che possiamo gioire se succedono le cose belle, ma non confondere questa gioia con l'apertura del cuore, perché l'apertura del cuore è qualcosa che avviene in sottofondo, che fa da base e da sfondo a tutto questo. La puoi chiamare apertura del cuore, accettazione, come ti piace di più, però è quel sottofondo che fa appunto da fondo a tutto questo, è la base da cui partiamo per vivere la nostra vita e per cambiare la nostra vita, se vogliamo chiamarla così. Accettare quello che non riusciamo ad accettare è veramente accettare. Lo tenemos. Ti lascio sempre in descrizione qui nel video i link per approfondire, quindi il nostro Master in Coaching e Management, il videocorso gratuito Attrae il lavoro, per attrarre il lavoro dei tuoi sogni prima che il lavoro dei tuoi incubi attragga te. Chiaramente, se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace, condividetelo, mandatelo a tutti, amici, parenti, iscrivetevi al canale, e se non vi è piaciuto, ovviamente, fatevi i fatti vostri. Ciao!